Buongiorno, oggi ci troviamo nelle vie di Roma con Marta Reyes in arte Macle. Ciao Marta. Buongiorno. Ciao, ti volevo chiedere da quanto tempo dipingi? De qualche anno fa dipingevo nel mio paese, Guatemala. E arrivando a Roma mi sono ispirata nell'arte astratta, già che qui c'è più opportunità di svilupparmi come artista. E ringrazio davvero al Comune di Roma che mi ha aperto le porte per svilupparmi come artista, al mio maestro Pietro Simoncelli che lui mi ha messo nel cuore l'arte astratta. Quando hai capito che la pittura sarebbe diventata una parte importante della tua vita? Del giorno che, diciamo da piccola, però più importante quando è arrivato a Roma, perché questo paese è bellissimo, la sua cultura, e mi ispira ad andare avanti nell'arte. Come vivi il momento della creazione pittorica? Com'è Marta Reyes quando, prima di dipingere un quadro? Semplicemente è la mamma, la che sta in casa, che prende un momento e così prende lo colore, si va sul balcone o in qualsiasi posto e comincia a ispirarsi nell'amore o a volte nella rabbia. Invece quali sono i più grandi maestri della pittura che ti hanno influenzato o comunque che hanno fatto sì che tu sia arrivata a fare delle determinate scelte in questo mondo? Beh, devo dire Picasso, Van Gogh, per me sono los grandes maestros dell'arte. Ci sono tantissimi. Devo dire che prima io era tanta attratta a Roma per Michelangelo, così ho fatto il corso di affresco, però dopo mi sono reso conto che quello non era lo che io volevo fare arte astratta, perché così espresso il mio senso. Come possiamo ben capire non sei italiana e ci hai già detto che vieni dal Guatemala, ti manca molto la tua terra d'origine? Mi manca tanto, Guatemala è un paese dell'eterna primavera, mi manca la cultura maya davvero, però Roma c'è la cultura romana, quella che mi accoglie con i bracci aperti e ringrazio davvero a tutti gli amici che ho trovato a Roma, alla sua gente, è tanto gentile, grazie. Questa mancanza che tu senti verso il Guatemala a volte si rispecchia nei tuoi quadri oppure cerchi magari di tenerla un pochino più nascosta? A volte riesco a uscire fuori, però a volte non ci riesco. Mi ispiro in astro, vedo il cielo e dico questo è il cielo che mi vede a me e vede la mia terra. Così mi ispiro così, tanto, tanto. Come ben sappiamo, il Guatemala, come quasi tutti i paesi dell'America Centrale, hanno questi colori molto forti. Questi colori, diciamo, possiamo ritrovarli nei tuoi quadri, colori nativi dell'America Centrale? Claro che sì. E i colori, faccio una mescolanza così, con tanta forza, con tanta energia, perché mio maestro in Guatemala mi hanno inculcato quei colori forti. Allora non ci riesco a lasciarlo indietro, me lo porto con me anche di America Centrale. Beh, ovviamente ognuno si porta le cose nel suo bagaglio culturale. Cosa significa secondo te essere un pittore al giorno d'oggi? È tanto difficile, però se mette tutta l'energia, con tutto il cuore, si può fare, qui o in qualsiasi parte del mondo. Beh, noi ti ringraziamo, ti facciamo un grande in bocca al lupo e un saluto da WebTV Studios.